Cari amici di Telegarda, ben ritrovati! Eccoci ad un nuovo appuntamento con Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Spero di trovarvi sempre interessati, appassionati, desiderosi di imparare, desiderosi di ascoltare e di seguire i miei incontri. Ecco, chi segue i miei incontri fin dall'inizio ricorderà che, nelle prime puntate, ho sempre detto che il mio intento era quello di parlare del dialetto altogardesano partendo dal dialetto di Arco, dal dialetto Archese, perché io sono cresciuto ad Arco, ho parlato sempre il dialetto, Telegarda è ubicata ad Arco, però ho sempre detto attenzione che dopo alcune puntate cercherò di allargarmi anche sui dialetti vicini e oggi mantengo la promessa, perché? Perché qui, per voi, ospite, c'è un personaggio, non vi dico ancora se è un uomo o una donna, un personaggio interessantissimo dal punto di vista dialettale, della poesia dialettale. Vi dico subito che è un personaggio molto simpatico, col quale entri subito in sintonia, un personaggio iperattivo, vulcanico, esuberante, altruista, attenzione, se vi fate un dispetto, eh, questo personaggio... Ve ne restituisse due. Quindi, sì, bravo, buono, ma attenzione, va rispettato come questo personaggio rispetta voi, tutti gli altri. Naturalmente, è un personaggio che ama il dialetto, ama scrivere poesie dialettali, ama la musica, ama tutto ciò che è bello, tutto ciò che appunto contribuisce a solleticare la sua sensibilità poetica. Ma naturalmente sarà questo personaggio stesso che cercherà di descrivere se stesso in modo migliore, meglio di quello che ho fatto io. Allora vado a presentarvelo. È di varone è una donna. Di varone abita al Varone, diciamo. E quindi lei mi sta dicendo di no, allora chiarirà questo facendo. Però lei chiaramente scrive col dialetto rivano, con alcune eh, con alcuni aspetti formali diversi dal dialetto di Arco, ed ecco perché mi interessava avere qui il, lei oggi. E' Milena Zucchelli Diceole. Di Ceole, sì, ho fatto di, di un errore di Riva. madornale, Ceole di Riva perché c'è anche Ceole di Arco, di Arco. Ecco, è di Ceole, mi raccomando. E ci tengo, sì. Ho fatto un... ecco, ma avendo sbagliato così riusciamo a rimarcare meglio questa sua provenienza. Di Ceole, da dove domina, eh, dall'alto domina un po' tutta la valle, noi archesi e anche i rivani. Bene Milena, intanto grazie per aver accettato l'invito mio di Telegarda, per un incontro, ma io sono sicuro che faremo altri incontri con te. Cosa ho detto di te? Ho detto alcune cose che però... Anticipo subito che lei ci leggerà due poesie sue nelle quali si descrive benissimo e quindi poi sentirete cosa dice Milena in versi della sua persona. Però di Milena mi, 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 ser, mi, 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 mi preme sentire come nasce la sua passione per il dialetto, ma non solo per il dialetto, ma anche per lo scrivere in dialetto. Quando nasce, come nasce. La telecamera lei, i nostri amici sono di fronte. Ecco dunque, io vi dico, sono stata allevata dai nonni, che il mio nonno era un poeta dei vecchi tempi, però lui era un poeta italiano, guarda caso così, è stato anche, ha fatto anche un alfabeto della guerra che poi ve lo farò vedere un giorno. Era un nonno che mi coccolava così, però io dopo la morte di mia mamma ho cominciato a scrivere nel 1982 e dopo la morte della mamma ho fatto quel libricino Mamma, con 50 poesie solo per lei. Quindi parliamo di eh, un bel po' 80, di anni fa. Da 88 ho cominciato a scrivere. Dopo ho cominciato a fare la prima canzone, eh, Monica, Monica canta, perché non cantava mai, mia figlia. e Allora ho pensato di, 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 di tanto che andava a scuola, accompagnandola ho fatto musica anche a parole. E dopo ah, ecco, ho, ho, perché, ho vinto il secondo premio a Trento, la nota d'oro. Ecco, con scusa, eh, Milena non solo scrive poesie in dialetto, ma anche compone musiche. Sì, Musiche per, musica per coro. coro ho 4-5 pezzi su, con, con quelli dei Valle di Redro, sia il Pier Giorgio Bartoli che, che il papà, Bartoli Renzo, che ho fatto dei bei pezzi. Ecco. E, ecco, vi anticipo allora che ogni puntata che faremo con Milena, perché ho detto oggi la incontriamo ma sono sicuro che la incontreremo più volte, ogni puntata si chiuderà con una sua musica. Ecco, Dico subito che alcune musiche lei tende a chiarire, purtroppo hanno dei difetti, qualche difetto, perché la registrazione non è stata fatta nel modo migliore. Io sono molto pignola. E sto ascoltando le canzoni anche che fanno gli altri, ma io sono molto pignola. Magari certi non se ne accorgono, però io mi sono accorta subito e ci sono anche scusati però. Quindi è anche una persona sincera e onesta perché ha detto no. subito guardate che magari qualche mia musica, la registrazione sì, sì, può essere, avere sì, qualche sì, difetto. Sì. Ma non è stato un difetto voluto, è stato, intanto erano molto fresche, di, perché le canzoni bisogna fare diverse volte perché siano perfette, no? Le prime volte può essere sempre che sbagliano a cantare così, però e ho voluto dirlo perché quelli di Milano, che sono riusciti a fare la ripresa, hanno, hanno fatto a volte degli spestoni attaccati assieme e allora quelle cose lì non vengono hanno mai fatto perfette. Un assemblaggio, un assemblaggio un po', così, un che po non mi è piaciuto, ho subito capito appena che ho sentito. Sono, ero quasi, quasi delusa, dopo però almeno il, il Nadal senza mia mamma è venuto discretamente, che lo canto tutti gli anni a mezzanotte a Fiave che piangono tutti perché è molto, una canzone molto, molto triste, malinconica, triste, malinconica triste, però eh, cosa volevo dire dopo? Sì che insomma ci sono questi difetti dovuti a chi ecco. ha fatto la registrazione. E, 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 anche, non... e anche quella lì, la mamma è arrivata bene, quella sui sole era anche, de, ma quella del canton Pue del Mondo che doveva essere bellissima perché la musica era del dottore Enrico Rossaro, la musica, e il testo mio perché... L'Enrico ha dato anche lui il testo perché lui non era neanche scritto la SIAE. Io sì, ma lui non era scritto la SIAE, pur essendo un professore, però non, non ci è mai interessato, si vede. E allora eh, però noi le abbiamo date a loro la musica perché se no non si poteva mettere. Va bene, ma comunque mettiamo. Per registrare la SIAE, capito? Non è che faccio tanto così, Non piangiamo sulla T. Ma no, ma ho detto che è stato contento. Ecco, Milena, invece, volevo ricordare che Milena mi ha portato qui due tre, anzi, tre raccolte delle sue poesie. Una è intitolata Oro del Sol, anzi Oro de Sol, l'altra raccolta è Arzent de Luna e infine El Bel Canton del Mondo. Fra l'altro le poesie che lei ci reciterà oggi sono proprio tratte da, da due di questi, di questi libri, di queste raccolte. Posso, allora, sì, certamente. Posso In... dirti una cosa. Io il primo libro ero andata a Verona, no? Ero andata a Verona con il mio amico. E avevo, avevo visto questo, questa, questa, Maria Luisa Quaini, che è una, una, una pittrice in gamba, che mi, ero, ero innamorata di questa casa. Avrei potuto scegliere che più colorata, ma ho scelto quella e ci ho, do, ho domandato a lei anche se posso farci la luna perché io sono un po'. Ah, quindi faccio, faccio è, questo è un quadro di una pittrice veronese. Sì, una, una pittrice Che molto, ti ha dato la possibilità di riprodurre sulla tua compagnia. Ma, copertina. ma, ma, ma dato, dopo abbiamo festeggiato bene. Però, do, però quello era un po' più diverso di colore, ma il primo. Era, era sempre il più bel cantone del mondo. Ma dopo ho fatto la seconda ristampa con 35 poesie nuove, hai capito? Ho capito, è sempre, è. ho capito. Sempre lo stesso libro, ma rifatto due volte. Bene, allora abbiamo sentito, intanto, una sono stati descrizione venduti, sono venduti, regalati a del nostro perché... personaggio. Un perché, il perché, anzi, non uno, ma tanti perché eh, nasce questa tua passione per la poesia Tale, abbiamo visto alcuni libri che Milena ha prodotto, adesso andiamo subito a sentire due poesie, vuol dire qualcosa ancora? Volevo Melena. dire che io ho conosciuto Floriani, ho conosciuto. andavo Poeta, a scopar scoparsi anche la cucina sua casa Addirittura. e ci dicevo, senti, dico Floriano, mi fai un pensiero per... Per, ah, lo per chiamavi il chiamavi Floriano? No, no, Floriani. Ah, no. Qualche volta lo chiamavo anche Floriani, sì, ma però poeta, poeta lo chiamavo più mm -hmm. tante volte, no? Maestro, magari. Maestro, no? maestro sarebbe ancora meglio, sì, ma allora ero ragazzina e non potevo capire cosa dovevo chiamare, so che avevo avuto confidenza e ci ho, ci ho chiesto un pensiero per mandare amoroso, che avevo detto, no? E mi ricordo che mi aveva detto questo pensiero eh, in, questa, in, questa, in questa maestosità di, di genzianelle. Eh, ti ricordo affettuosamente, una cosa in dialetto per più Pio Castrano, mm, sì, certo. che me l'aveva dedicata in dialetto, in mm. italiano lui, no? Mm. Comunque molto, mi sembrava che mi avessi ma fatto l'oro, no? Quindi conosciuto anche Giacomo Floriani? Sì, io ci ho fatto una poesia che c'era l'ho su nella sua balta fatta da me ancora la, la prima ti volta. ti sei volta, imbevuta un po' della sua... Le prime sua... volte io ho scritto subito a Floriani, la prima volta, e dicendoci subito che farò vedere la mia cosa, dicendo che non sono al suo livello, ma però che stento di... Ok, oh, io capito. di fare qualche cosa, ne? Ecco, questo è un aspetto interessante che sì. valeva il pena ricordare. Sì, sì, sì. Allora, adesso invece entriamo subito nel mondo della poesia di Milena Zucchelli con due scritti. Allora, il primo è Il me modo d'esser tratto da Oro de Sol, appunto che vi ho citato prima a pagina 9 e Mi som en sentiment tratto da El pubel canton del mondo a pagina 20. Perché questi due scritti? Perché sono due scritti che descrivono benissimo la persona che abbiamo qua, la personalità di Milena Zucchelli. E quindi adesso a lei la parola per la recita di, due, di queste due poesie. È il mio modo di essere. Mi faccio sempre e sempre farò quel che mi dice il cor, E anche se qualche mi ha fatto magari un tort, il ricambio con della gentilezza. E qua ci manca de not, coro sempre e non faccio tante storie. E mi modo di essere questo qui e nessuno può cambiarmi. Che voglio bene a tutti, aiuto a tutti e sono contenta quando faccio un piacere perché è come me lo fece a me. Mi vuoi proprio che tutti gli abbiano di me un buon ricordo e che mi veda felice sulla strada della mia vita e su quella delle nuvole. Mi sono in sentimento, mi sono in sentimento che si e si smorza in dei momenti e mi fanno operare in tocco dei ciel. La nugola, la migola di luna che la si in fondo lago, refo il refol de vent, i lustri che fa la bruma, e l'osele che sgola, la stella che la sluge, l'alba di foc, e i rumori che va fuori per la notte. Anche la notte mi sono il sentimento che sempisse essere morso ogni momento, e penso e e sgolo col pensiero, col cor che ride e piange, di sicual l'alba, la sarisse e il mese intero. Bene, eh, modo migliore per descrivere la persona era proprio quella di sentire da lei stessa recitare le, queste due poesie, il mio modo di essere e mi somme in sentimento. Adesso purtroppo lasciamo questa veste, eh, questo aspetto poetico e io vado sugli aspetti formali delle due poesie. Innanzitutto partiamo dalla prima poesia, il mio modo di essere. E ho già preparato scritto qua alcune parole. Vedete la prima, questo cor, vedete cor con l'accento fonico chiuso, mentre ho sempre detto che ad arco l'accento fonico è aperto e pronunciamo cor. Quindi vedete già la prima differenza fra i due dialetti. Poi qui non c'entra dialetto di arco o di riva, questo M apostrofo A con l'accento, ma, voce del mi-a, voce del verbo avere. Ecco, alcuni scrittori fanno così. M apostrofo a con l'h. Altri eliminano l'apostrofo e scrivono così. Milena chiaramente ha scelto questa forma e la rispettiamo chiaramente. Poi na gentilezza. Ecco vedete, avevo già cenato in una precedente puntata, che alcuni scrittori che scrivono chiaramente in dialetto usano mettere l'apostrofo davanti a na. L'apostrofo indica che è caduta una lettera, quindi è caduta la lettera U, una gentilezza. Ecco, Milena chiaramente ha scelto di non mettere l'apostrofo, come tanti altri scrittori. Poi gentilezza, proprio per rendere la pronuncia bella forte di questa parola, gentilezza con una z bella dura ha preferito mettere le due z. Io ho sempre detto la maggior parte delle parole che contengono raddoppiamenti in dialetto perdono il raddoppiamento, ma a volte il raddoppiamento serve proprio per la pronuncia corretta da un punto di vista fonetico delle parole. Poi il no. Ecco, vedete, io ho letto no. In realtà la poesia dice no fago tante storie. Ecco, io generalmente quando scrivo il no in dialetto, per no, ci metto l'accento fonico chiuso, no, fago tante storie. Milena sceglie di non mettere l'accento, è una scelta ovviamente corretta dal suo punto di vista. Poi, piazzer, vedete anche qua doppia z, accento eh, fonico chiuso e qui non c'è nessuna differenza con arco, soltanto appunto il raddoppiamento. Poi abbiamo fess anche qua i melofes a mi, anche qui la doppia s, fes, per facilitare questa pronuncia dura, non sibilante, accento fonico chiuso, chiaramente. Ecco, queste nugole, che sta per nuvole, ecco, Milena ha messo l'accento la, la, tonico sulla U, in realtà qui l'accento tonico potrebbe anche non essere messo, perché nugole si pronuncia comunque nugole anche senza accento. Una cosa che mi è sfuggita e che la scrivo adesso, ve la metto qua in un angolo, L apostrofo, eccolo qua, l'E stocchi, in realtà io ho letto l'E stocchi con la E aperta, in realtà si legge l'E stocchi, cioè è stato questo, perché appunto ho detto che arriva a Ceole, ecco quindi a Ceole non al Varone, ma anche al Varone, certi accenti fonici che ad arco si pronunciano aperti, a riva si pronunciano chiusi, cor, le e poi ne troveremo degli altri. Ecco, questo per la prima poesia. Adesso passiamo alla seconda poesia che mi permette anche qui di mettere in rilievo, di evidenziare alcuni aspetti formali del dialetto di Milena. Zucchelli. Allora, innanzitutto questo cel, naturalmente cel con l'accento chiuso, non cel. Ecco cel, vedete alcuni scrittori scrivono cel. Se andiamo verso Trento, addirittura diventa ziel. Ecco, Milena scrive cel. Poi troviamo ancora na-nugola, questo na senza apostrofo. Ecco, e poi questo termine mi interessa, ne ho parlato proprio qualche puntata fa, o nella penultima puntata, adesso non ricordo più, foc. Intanto non è foc, ma Milena ci mette l'accento fonico chiuso, diventa il foc. Perché arriva fuoco, non è foc come ad arco, ma foc. Vi ricordo che ad arco l'uovo è l'of, arriva diventa off, l'off l'uovo. Poi mi interessa foc o foc, a seconda se siamo arco, arriva o cerri, mi interessa appunto per ribadire questo uso dell'H e mi fa piacere che Milena ci metta l'H proprio per pronunciare questo, questa C dura, non foc. Come il Biroc vi ho accennato il Biroc, uno potrebbe leggere Biroc. Allora si scrive Biroc senza H, quindi foc, CH proprio per aiutare la pronuncia. Io leggo foc purtroppo, in, in realtà qui c'è scritto foc con l'accento fonico chiuso. Poi for per la notte, anche qua noi ad arco diciamo for, arriva, dicono for per la notte. Poi troviamo ancora cor, in realtà arriva, dicono cor, il cuore. E poi, beh, questo qua, ne ho già parlato. Sciaris, vedete, se non ci fosse questa linetta si tenderebbe a leggere sciaris con l'SC, sh. Per far sì che ci sia questa lettura staccata fra SC, sc, eh, viene messa questa linetta. Alcuni scrittori invece che la linetta mettono... L'apostrofo, ecco, io e Milena ho visto, segue fa, ecco, alcuni mettono appunto l'apostrofo, altri mettono la lineetta appunto come ha fatto Milena. Ecco, mi pare che con questo ultimo termine ho chiuso la mia analisi formale sulle due poesie di Milena. Dico subito che oggi non presenterò il vocabolarietto per questione di tempo i famosi dieci vocaboli, ne parleremo la prossima volta. Naturalmente ringrazio Milena per questa sua presenza. Ringrazio anch'io, eh. ringrazio anch'io te perché... e facciamo tre veramente... bacini come va di moda. Sì, va bene. Fra i giovani, perché noi siamo giovani. Grazie, sempre. E quindi grazie, sicuramente penso che avremo Milena in una prossima puntata. Dico subito che adesso la puntata si chiuderà con una musica che ha composto la, la nostra stessa Milena qualche anno fa, ma che qui presenta per voi, cari amici di Telegarda. Mi raccomando, vi aspetto alla prossima puntata di Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.